La polpetta di pesce spada per me è stata davvero una rivelazione. Togliete l'osso e la pelle dal pesce spada, sia fresco che surgelato. Tagliatelo a quadretti e mettetelo in una ciotola. Ammollate 2 fette di pane nel latte, strizzatelo e aggiungete aglio, scorza di limone, prezzemolo, sale, pepe e un uovo. Mescolate tutti gli ingredienti e aggiungete un po' di pangrattato. Con le mani inumidite poi create le polpette. Io le ho fatte leggermente allungate. Passatele nell'uovo e poi nel pangrattato e decidete se farle al forno o in padella. Fatele cuocere da entrambi i lati in olio extravergine di oliva. Poi quando saranno belle dorate, scolatele e mettetele su carta assorbente. Queste polpette di pesce spada sono troppo buone, sono perfette anche per un aperitivo. Adesso le vado ad assaggiare. Buonissime, mamma mia! E ora allacciate il grembiule e provatele anche voi!